Specialmente quando incomincia a calare il sole, uno non esce più tanto volentieri, perché ti trovi gente che ti spaccia davanti tranquillamente, hai paura perché vedi gente che comunque ti guarda, insomma, quando sei da sola, io anche una bambina piccola ti fa un po' impressione. Si esce la sera qui? No. C'è chi per paura la sera addirittura ha deciso di non uscire più di casa. La situazione a Campo di Marte continua a essere quella che vi abbiamo raccontato negli ultimi mesi, una situazione che non è stata contenuta neanche dalle ultime operazioni che l'hanno interessata, i maxi blitz delle forze dell'ordine, blitz interforce, che hanno interessato proprio questa zona, degrado, spaccio, uso di sostanze stupefacenti, continuano ad essere padrone a Campo di Marte. Un sacco di delinquenza. Ecco, quali sono i problemi di questa zona? Gli spacciatori? Uno, che sono tanti. Cioè, questi come fanno a gestire una situazione di questo tipo? Campo di Marte, andate via, facciamoli andare in via Trasimeno, da tutti quelli appoggiati ai paletti, fuori dai negozi, che non si sa bene che cosa facciano nella vita. Io di notte non ci passo. È una cosa orrenda. E quello che mi meraviglia è che le istituzioni qui sono totalmente assenti. Ecco, si è parlato più volte di blitz, mega blitz delle forze dell'ordine in questa zona, ma non hanno portato a grandi risultati. La stessa vita di prima, lo stesso porcaio, lo stesso casino, insomma, maleducazione. Io abito in via Marco Antonio Cesti, c'è una casa in costruzione, è un via vai dentro, proprio vedi gente che entra mutuamente a farsi, quindi l'ho detto qualche volta anche ai vigili urbani, ho visto che le finestre le avevano richiuse, però è accessibile da tutte le parti, sì, anche l'intorno all'asilo di Via Cesti uguale, è tutto, la vedi proprio gente che si fa lì anche nel marciapiede qualche volta.